Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui in un piccolo vlog e io sono sempre il vostro Samux Matrix, ovviamente. In questo vlog, che è abbastanza chiamato ormai da un po' di tempo, parlerò di alcune cose che sono accadute in questo periodo, tra le quali il fatto che sono mancato da YouTube da circa 2 mesi e anche alcune cose che sono capitate sul canale, ad esempio perché non ci sono più tanti video di Minecraft, sì, di Minecraft ci sono sempre, di Rainbow Six, di Far Cry. E di Payday. Poi chiaramente ci saranno altre coppe con Kevix, questo ve lo assicuro, ma ve lo dirò dopo meglio. E poi vi annuncerò alcune piccole novità. Questa è come piccola premessa. Detto questo, come in ogni video che si rispetti, sigla. Appunto, sono sul primo vlog. Ora posso parlarvi finalmente di cosa è capitato in questi 2 mesi, che davvero è stato estenuante. Un periodo veramente estenuante poiché ho trovato un lavoro, sono andato a lavorare per pagarmi gli studi. Ovviamente, signori, come piccola cosa che posso dirvi, la mia famiglia non naviga assolutamente nel loro. Questo ve lo posso assicurare, perciò mi sono preso carico delle mie responsabilità e sono andato appunto a cercare un lavoro. Ho seguito il nome della mia ragazza, che saluto tra l'altro in questo video, e sono andato anch'io alla ricerca di lavoro come animatore. Animatore in un viaggio vacanze qualsiasi o in un hotel. Lei l'ha trovato il giorno dopo che ha mandato il curriculum e la richiesta. Io ho dovuto aspettare circa una settimana o due. Infatti, ecco perché le prime 2 settimane ero praticamente offline, non c'ero quasi mai su YouTube. Chiaramente questo ha solo fatto che fammi sentire un pochettino male. Difatti ho caricato altri video e chiaramente in quelle 2 settimane, mentre aspettavo una risposta, ho continuato a registrare un episodio di Minecraft che, credetemi, è stato forse uno dei più lunghi che ho mai registrato, o meglio, c'era tanto di quello off camera, erano circa 48 ore di off camera. E vi assicuro che è stato tosto. 48 ore non di fila chiaramente, ma divisa nei giorni ovviamente, perché comunque hai altri impegni, devi fare altre commissioni, devi scrivere a quelli che ti mandano, che ti vogliono prendere al lavoro, devi mandare documenti, devi mandare un fracco di cose, insomma. Quindi ecco il perché di questo periodo d'assenza di 2 mesi. Per chi vuole saperlo, ho lavorato presso Eden Viaggi su un veliero chiamato Galileo, in realtà è un caicco. Un veliero che va a motore, però ha anche le vele, ma solo per estetica, non funziona, non ha alcun tipo di funzione. Oddio, c'è chi dice che potrebbe funzionare come vela, appunto, ma l'albero non è una struttura adatta per la navigazione con la vela al posto del motore. Poi magari vi metterò una foto qui, qua sotto, vedo un po' cosa riesco a fare, o magari ve la metterò in sovraimpressione mentre vi parlo. Detto questo, è stato un periodo dove ho lavorato davvero tanto, mi sono fatto un mazzo così, ho subito un ornismo, tanto per raccontarvi un po' di cose, questo è un po' un mio diario di bordo per voi, dato che voi siete il mio pubblico e mi sento in dovere di dirvi alcune cose che sono capitate. Detto questo, alcune novità, prima di arrivare al perché non carico video. Sul canale, al posto di questi video, magari che non riuscirò ancora a fare, arriveranno delle challenge con chi? Con Kevix, probabile, oppure con la mia ragazza. Con la mia ragazza non ci vorrà un pochettino più di tempo, perché bisogna trovarsi e purtroppo entrambi siamo molto impegnati con la famiglia, con la scuola, anche solo con vari impegni che abbiamo noi, varie attività, vari hobby. Perciò è difficile trovarsi. Con Kevix, beh, per fortuna siamo su un TeamSpeak, quindi riusciamo comunque a tranquillamente parlarci e dirci: ehi, senti caro, non è che vuoi farti una partita a quello? Sì, bene, arrivo, capite? Ora, arrivati ad un argomento un pochino più spinoso. Perché non carichi io di Rainbow Six, di Far Cry e Payday? Payday, allora, di Payday posso dire subito che non ne caricherò molti, o forse sì, dipende tanto dalla vostra richiesta. Io ne caricherò un po' per vedere se vi piacciono, e se vi piacciono ne caricherò altri.
Per quanto riguarda Far Cry e Rainbow Six, hanno lo stesso problema. Il programma di registrazione, che sto usando in questo momento, OBS, purtroppo ha dei grossi problemi, o meglio, durante la registrazione di Far Cry, di Rainbow Six, ha dei cali di FPS veramente molto molto forti. Purtroppo non ho una clip qua con me perché le ho eliminate tutte, per via del fatto che pesavano tantissimo. E vi assicuro che lagga tantissimo in alcuni punti, non tanto durante tutto il gameplay, ma semplicemente in alcuni punti lagga veramente da far schifo. E infatti il video poi è impossibile da editare in nessuna maniera, poiché è totalmente rovinato. E Rainbow Six, niente, i primi fail nel vlog vanno fatti. Ovviamente non sarà tagliato, quindi vedete anche i miei sbagli, quando mi incespico, non mi interessa, sono trasparente e vi mostro anche quanto è difficile il mestiere dello youtuber. Ad ogni modo, anche su Rainbow Six, dicevo, ci sono questi cali FPS abbastanza evidenti, soprattutto scatta l'immagine ogni tanto e si perdono dei frame, perciò è impossibile vedere se io ho veramente colpito una persona. E io, siccome sono una persona trasparente e vuole mostrarvi ogni singolo secondo di quello che faccio su un videogioco, ovviamente lag permettendo, vorrei essere onesto e dire ok, non vi carico un video dove laggo. Ne ho caricato uno in realtà, ma solo perché si vedeva appunto dove li ho colpiti i nemici, quindi tranquilli, solo per questo motivo. Bene, penso di aver risolto gli argomenti per adesso, ma no, in realtà no, devo parlarvi ancora di alcune cose, tra quale anche il fatto che tanti continuano a dire: ah, perché continui YouTube? Perché continui a registrare? Tanto non ce la farei mai a salire e diventare un top. Sai, non posso fare i nomi, però devo farli. I big di YouTube Italia, Ciccio Gamer, Anima, insomma, i Mates, Liu4316, Marcus Cron, sono dei big, confrontami ovviamente, ma sono persone che io seguo. Tante persone dicono queste cose proprio perché forse non si rendono conto di quanto possa essere piacevole vedere il tuo canale crescere giorno dopo giorno, iscritto per iscritto. Quindi, già. Ah, come ultima cosa, prima di chiudere il video, ovviamente perché è abbastanza corto, lo ammetto, ma meglio così, almeno non vi rompete le palle con i video di mezz'ora che faccio normalmente. E tra virgolette, chi se ne frega di quelli che fanno i video di 10 minuti, perché sono meglio quelli lunghi, e Marcus Cron sa qualcosa. Scherzo, Marcus Cron, ovviamente, li saluto. Devo ringraziare alcune persone che mi hanno supportato durante quei 2 mesi. Faccio a fine video perché almeno hanno uno spazio tutto loro e non devo tipo ringraziarli tra una notizia e un'altra. Devo ringraziare Marco e Marco e Alice, e anche la moglie di Marco, non mi ricordo come ti chiami, ma un bacio ai due. E anche a Marco e Alice un salutone, spero vedete questo video. Saluto anche il nipote di Marco perché lui è un infognato, mi ha detto Marco che ti piacciono un casino i videogiochi e spero ovviamente che tu possa vedere i miei video, spero ovviamente che tu mi possa seguire e consigliami anche ai tuoi amici, perché no? Devo salutare anche tantissimo Giustino, devo salutare Noemi, la mamma e il compagno della mamma, vi saluto anche a voi, grazie mille di tutto. E beh, Nadiusta, non so se si dice così, saluto anche te, grazie Nadia, grazie Domenico. Queste persone, signori, sono i miei clienti, i clienti che erano lì presenti sulla barca dove ho fatto animazione e mi hanno un po' aiutato. Francamente sono persone squisite che io ho incontrato durante il mio percorso e ci tenevo veramente a ringraziarle per avermi un po' supportato. Ah, e dimenticavo, qui stiamo dimenticando persone importantissime, Fabio e Irene, due persone che mi hanno fatto un po' da, sai, mi hanno un po' scrollato, no? Uno è un romanaccio, l'altra è l'altra signora di Torino. Lei la parte dolce, la parte un pochettino dura, ha fatto un po' la parte dell'amico. E mi ha scrollato quando, forse è meglio non raccontarlo, fai pena, ma ve lo dirò lo stesso. In un momento di debolezza dove io ero usato, strausato, umiliato davanti ai clienti, mi hanno fatto nonnismo, insomma, voi pensate in che ambiente ero? Vedete, nonnismo, sì, per chi non lo sapesse, nonnismo si fa militare. Chi ha fatto un'AIA, parlo del periodo quando c'era la leva obbligatoria in Italia,
era quando una recluta veniva bullizzata, per così dire, dai superiori, capitani, generali, tenenti, sergenti, caporali e così via. Accade la stessa cosa nel mondo del lavoro, quindi io essendo l'ultimo anello della catena, ho subito di tutto un po'. Ovviamente non come militare, perché militare era peggio, però qui già facciamo una specie di forma di bullismo. Ora direte, sì, ma Samu, perché non te ne sei andato? No, ragazzi, è normale, fa parte del mondo del lavoro e bisogna sopportare un pochettino questi stronzi. Che tra l'altro, ad affanculo, perdonate i tuoi medi di questo video. Mettete non mi piace. No, scherzo, mettete mi piace. Ok, basta cavolate, devo concludere il video. Ragazzi, spero che le spiegazioni siate abbastanza chiare, spero che mi perdonerete per questa cosa. E detto questo, vi rimando all'appuntamento a un prossimo video, a un prossimo vlog. Se vi piace questo video, se vi piace il canale, iscrivetevi, mettete mi piace. Ciao a tutti!